In regione si discute della fase 2. I consiglieri bergamaschi Paolo Franco e Jacopo Scandella insistono sulla sicurezza sanitaria prima della ripresa economica. La generosità di tante persone in tempi di coronavirus continua a stupire. La raccolta fondi avviata da Promoserio ha superato i 70.000 euro dopo la strumentazione per l'ospedale di Piario donati defibrillatori alle associazioni di volontari. A Gromo due signore compiono 90 anni, una dopo l'altra. La sindaca Sara Riva va a fare gli auguri sotto casa con i volontari della spesa. Buonasera, ben trovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo come sempre con i numeri relativi all'emergenza coronavirus e oggi per fare il punto ci affidiamo ai dati diffusi dal Ministero della Salute. In Lombardia i casi totali hanno raggiunto quota 64.135 con un incremento di 1.041. In leggera crescita rispetto all'incremento registrato ieri. I decessi hanno raggiunto quota 11.851 con un aumento di 243 rispetto a ieri. In calo di 61 persone, persone in terapia intensiva che ora sono 971, così come scendono i ricoveri che ora sono 10.627, 729 in meno. Ieri a Milano si è riunito il Consiglio regionale, è stata illustrata una proposta di risoluzione con la quale verranno forniti alla Giunta linee guida, indirizzi e contributi per gestire e attuare la cosiddetta fase 2 dell'emergenza creata dalla diffusione del Covid-19. Il documento sollecita interventi e indica misure e provvedimenti dettagliati utili a favorire la ripresa e la ripartenza della società lombarda in tutti i suoi ambiti, da quello economico e produttivo a quello attinente alla fase familiare ed educativa fino a quella sanitaria e assistenziale. Numerosi gli emendamenti, oltre un centinaio, presentati dai gruppi, saranno sottoposti al voto martedì prossimo, unitamente a una decina di ordini del giorno. Tra questi anche quello del consigliere bergamasco di Cambiamo, Paolo Franco. L'abbiamo intervistato. Il consigliere regionale Paolo Franco, nella seduta di ieri in regione, ha presentato un ordine del giorno. Quali sono le sue proposte? Diciamo che all'interno del rilancio della risoluzione che parla di rilancio economico, le mie proposte partono innanzitutto dalla garanzia della sicurezza sanitaria. Non ci può essere ripresa economica se non abbiamo sicurezza sanitaria, soprattutto per noi che abbiamo vissuto con altra drammaticità e viviamo ancora oggi l'attacco di questo maledetto virus. Quindi le prime proposte riguardano appena si ha la certezza dell'efficacia dei test serologici, devono essere estesi a tutte quelle categorie che hanno erogato servizi in questo periodo, quindi passando dal sistema alimentare, i servizi strategici pubblici, le forze dell'ordine e per poi arrivare alla popolazione. E la seconda cosa è l'implementazione di risorse immediate di persone da affiancare nei vari presidi ospedalieri per fare sicurezza ospedaliera, cioè per dare una mano all'individuazione di tutti quei percorsi, le modalità, la formazione di tutti i CLSP, di come devono essere segregati gli spazi, di come devono essere condotte le operazioni di sanificazione, di tutto ciò che probabilmente sull'ondata della grotta, di questo virus che ci ha macinato, non è stato possibile fare, forse anche perché è necessario avere delle risorse. Poi la parte più cospicua è stata sicuramente quella di fare una proposta per i territori come quelli di Bergamo, Brescia, Lodi, di avere il dimezzamento di tutto ciò che è la tassazione legata alla regione Lombardia. E su questa cosa qua, dovendo andare a votare poi definitivamente martedì prossimo, spero e sono sicuro di avere l'appoggio almeno di tutti i bergamaschi, perché spendere è una cosa, dimezzare è tutta un'altra cosa. Poi, evidentemente, essendo uno del giorno cospicuo, riguarda tutto il rilancio di azioni economiche dirette, quindi non la possibilità di indebitarsi, cioè soldi free per quelli che riguardano le imprese artigianali, tutto il mondo delle esercenti, tutto il mondo del food che magari ha fatto un servizio, non è che tutti quei servizi a domicilio fatti nei nostri paesi dare un valore aggiunto, per non dimenticare
tutta l'attività di rilancio, se si vuole parlare di rilancio, sempre con la prerogativa che ho detto prima per quanto riguarda il mondo dello sport, quindi i contributi per le associazioni sportive, perché hanno visto le stagioni dimezzate, le famiglie che sono ancora ora nella difficoltà, e se dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire anche da questi momenti qua, per nulla togliere al grande riconoscimento di necessità economica di tutte quelle che sono le associazioni di volontariato legate al mondo dell'ambulanza, di Lampa, di vari Vicevero, di Corpo Volontari, di Croce Blu, e anche tutto ciò che riguarda la Croce Rossa, perché si sono trovati presenti forti per la loro storia, ma adesso hanno bisogno, e non ce li dobbiamo ricordare solo quando sono serviti, di un'azione importante, ci saranno i cambi mezzi di cui hanno bisogno. E per non concludere tutto il tema agricolo, dove noi abbiamo un'agricoltura intensiva, non intensiva ma di montagna, dove ahimè, molte volte le morti hanno colpito anche l'unico imprenditore che sosteneva l'attività agricola, abbiamo gli animali, abbiamo le cose da fare e abbiamo anche tutto il mondo necessario a sostenere. Ovvio, ho cercato di essere esemplificativo, ma tutto il mondo che riguarda il commercio, gli studi professionali, anche il cercare di fare in modo che ripartano i lavori pubblici, sburocratizzando determinate situazioni affinché riparta l'economia. Ma il tutto, se deve seguire qualcosa che mi vedo del mio ordine del giorno, è legata sicuramente all'accertamento della sicurezza sanitaria. Quindi test serologici e, dall'altra parte, quello che è importante è l'implementazione di tutte le risorse per garantire la sicurezza sanitaria. E anche Jacopo Scandella, altro consigliere regionale del nostro territorio, del Partito Democratico, ritiene la sicurezza sanitaria fondamentale prima di dare il via alla ripresa. E sentiamo che cosa ci ha detto. Ieri consiglio regionale, la Giunta Fontana inizia a pensare alla fase 2. Come vedete il progetto, l'ipotesi che è stata messa in campo? Sì, ieri c'è stata una seduta straordinaria del Consiglio regionale per affrontare l'emergenza coronavirus e la ripartenza delle attività in Lombardia. Da parte della maggioranza in Consiglio c'è stata grande attenzione ad un documento pieno di buone intenzioni rispetto alla ripartenza a maggio, giugno, luglio, a quello che si bisognerà fare da qui alla fine dell'anno e per riprendere le attività. Dal nostro punto di vista non c'è stata necessaria attenzione alla maggiore sicurezza sanitaria, che è indispensabile per pensare ad una ripartenza economica. Noi stiamo ancora vivendo una fase di difficoltà, per quanto inferiore e meno tragica rispetto ad un mese fa, rispetto alla metà di marzo, quando tutti noi abbiamo, diciamo, in mente qual era il livello di tensione e di pressione anche sulle nostre strutture ospedaliere, ma nelle nostre famiglie. Noi non possiamo permetterci assolutamente una ricaduta, cioè non possiamo permetterci che ad inizio maggio, quando riapriranno una buona parte di attività o comunque ulteriori attività rispetto ad oggi, non ci sia la capacità di arginare le persone sintomatiche, isolarle, evitare che ci sia un nuovo boom di contagi. Per fare tutto questo, ed è il motivo per cui si sono prese le misure restrittive per guadagnare tempo e riorganizzarsi, si devono fare alcune cose che dal nostro punto di vista la Giunta non ha ancora fatto e sulle quali in Lombardia siamo troppo indietro. Abbiamo ancora troppi pochi laboratori che processano i tamponi, per cui facciamo poco meno di 10.000 tamponi al giorno, quando ne servirebbero davvero molti di più, e abbiamo molti laboratori privati che non vengono ancora ingaggiati in questa sfida. Abbiamo ancora un ritardo sui test anticorpali, per cui che dovranno dire chi ha fatto il virus e chi ha maturato, diciamo, gli anticorpi. Abbiamo ancora una difficoltà sulle unità mobili per la cura domiciliare, quei gruppi di medici e infermieri che vanno a prestare le cure a casa, quella medicina territoriale che è da sempre un po' il punto dolente del nostro sistema sanitario, molto centrato sugli ospedali, ma poco sulla collaborazione appunto tra medici al di fuori dell'ospedale e pediatri, medici e medicina generale. Per cui ci sono alcune cose, in aggiunta alla cronica difficoltà a recuperare mascherine, camici e dispositivi di protezione, su cui dal nostro punto di vista bisogna agire subito, prima della fine di questo mese, per permettere a chi ritornerà al lavoro o chi è già tornato in questi giorni di farlo nella massima sicurezza possibile. Senza questi presupposti parlare del dopo rischia di essere un azzardo, perché siamo tutti coscienti che si debba ripartire, non si possono tenere chiuse in casa le persone ancora per molto e non si può tenere ferme tutte le attività economiche, però bisogna farlo per evitare appunto di ricadere in quell'incubo, lavorando di più di quanto si è fatto finora per avere quei presupposti di cui dicevo.
E per la fase 2, come vi abbiamo già detto nei giorni scorsi, la Regione ha proposto una ripartenza in sicurezza grazie anche a 4D, cioè distanza, 1 metro di sicurezza tra le persone, dispositivi, obbligo di mascherina per tutti, digitalizzazione, smart working, quindi, e diagnosi. E proprio di diagnosi ha voluto parlare sulla sua pagina Facebook il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha affrontato il tema dei test sierologici con Alessandro Venturi, presidente del Policlinico San Matteo di Pavia. Vediamo. Professore, innanzitutto lei è presidente del Policlinico e al Policlinico San Matteo è stato individuato un nuovo test sierologico. Ci vuole spiegare a cosa si riferisce, cosa rappresenta e come funzionerà? Grazie Presidente, buonasera. I test sierologici, a differenza dei test dei cosiddetti tamponi, che servono per fare diagnosi, i test sierologici hanno una funzione completamente diversa. Servono cioè ad andare a ricercare nel sangue, nel nostro sangue, la presenza degli anticorpi, ovvero la presenza di quegli antigeni che permettono di proteggerci dal virus. E questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire molte cose in realtà, più di una. Ci fa capire se qualcuno di noi è venuto a contatto con il virus, magari anche in forma asintomatica, se e soprattutto se il proprio organismo ha sviluppato quegli anticorpi necessari a proteggerci. Questo test ha la specificità di andare a ricercare nel nostro sangue attraverso un prelievo del sangue e non attraverso una puntura del dito, attraverso un prelievo del sangue, la ricerca di anticorpi neutralizzanti, ovvero sia gli unici anticorpi che si attaccano, che aggrediscono la parte di proteina del virus che permette al virus di replicarsi. Faccio un esempio con una penna. Se io trovo un anticorpo che si attacca in questa parte della proteina del virus, della zampettina di quella corona che abbiamo ormai iniziato a riconoscere, no? Il coronavirus è rappresentato come una sfera piena, costellata di piccole zampettine. Ecco, se io trovo l'anticorpo che si attacca a questa parte della zampettina, quell'anticorpo non è un anticorpo neutralizzante, perché il virus utilizza la parte alta per perforare le cellule umane e replicarsi. L'unico scopo che ha un virus non è quello di uccidere l'ospite, ma è quello di replicarsi all'interno dell'ospite. Un virus intelligente è un virus che non ammazza l'ospite. Ecco perché se io ho la possibilità di trovare esattamente l'anticorpo che si attacca a questa parte, io sono certo, o meglio, studieremo la durata. Studieremo le modalità con cui questa immunità si sviluppa nel nostro organismo, ma sono certo che ho individuato quell'anticorpo che impedisce al virus di replicarsi. E i risultati fatti in laboratorio, attraverso molteplici campioni in vitro, sono sorprendenti. Ed è questa come dire, l'intuizione che 30 giovani ricercatori al Policlinico da oltre un mese hanno messo a punto. Ho saputo che voi state anche approfondendo e studiando, anche in collaborazione con una prestigiosa università americana, la possibilità di curare i malati di coronavirus con del plasma. Il protocollo del plasma è un protocollo che possiamo spiegare a tutti i cittadini lombardi e a tutti gli italiani in maniera molto semplice. Il sangue, il plasma delle persone guarite possono curare le persone malate. Il sangue viene trattato con delle macchine da cui si estrae il plasma. Quel plasma viene sottoposto al test sierologico di cui abbiamo parlato prima. E quindi siamo nelle condizioni di sapere quanti anticorpi ci sono, che tipo di anticorpi ci sono, e quindi di titolarlo, di dargli un titolo, a seconda della quantità di anticorpi che ha. E questo plasma viene reinfuso nei pazienti medio e gravi,
non a livello di terapia intensiva, ma pre-terapia intensiva, e più si può sviluppare questa metodica che non ha effetti collaterali, ma ha solo la funzione di facilitare la risposta immunitaria del nostro organismo, e più noi possiamo mettere a disposizione di tutte le persone uno strumento semplice, utile e soprattutto sicuro. La generosità di tante persone in tempi di coronavirus continua a stupire. La raccolta fondi avviata da Promoserio per aiutare l'ospedale di Piario sta producendo risultati in termini di dispositivi e strumenti per tutto il territorio della Val Seriana e Val di Scalve. Ieri sono stati consegnati 3 defibrillatori ad altrettante associazioni di volontariato. Con i soldi raccolti da gente comune, associazioni e istituzioni di Val Seriana e Val di Scalve, da ieri le ambulanze della Croce Blu di Gromo, del Corpo Volontari Presolana e della Protezione Civile Val Gandino sono dotate di strumentazione aggiornata ed efficiente anche in prospettiva di un'uscita dall'emergenza coronavirus, sottolinea Maurizio Forchini, presidente di Promoserio. La raccolta fondi, avviata dall'ente di promozione del territorio della Val Seriana e Val di Scalve, ha superato quota 70.000 euro. Dopo la strumentazione già consegnata all'ospedale di Piario e ai defibrillatori donati ai volontari, ora i prossimi obiettivi sono un elettrocardiogramma per l'ospedale di Piario e un monitor multiparametrico. Cambiamo argomento, in tempi come questi bastano piccoli gesti per strappare un sorriso, un momento di felicità, gesti come quelli compiuti in questi giorni dalla sindaca di Gromo, Sara Riva, che ha voluto far sentire la vicinanza del comune a 2 signore del paese in occasione del loro 90° compleanno. Sara Riva, prima cittadina di Gromo, in questi giorni ha voluto fare una sorpresa a 2 signore del paese che compivano 90 anni. Sì, nei giorni scorsi una signora di Gromo, Alessia Olivari, mi ha ricordato il compleanno di 2 novantenni di Gromo, e allora ho pensato a un modo per cercare di allietare la giornata a queste 2 splendide signore. Solitamente i 90 anni, un traguardo così importante, si festeggiano con amici e parenti. Siccome nel loro caso non era possibile, ho pensato di andare sotto casa loro con alcuni ragazzi che sono i volontari della spesa e alcuni vicini di casa, leggendo un pensiero, portando dei fiori, l'atto di nascita e cantando ovviamente la canzone del buon compleanno. In entrambi i casi c'è stata una grandissima emozione, sia per loro ma assolutamente anche per noi. Tra le altre cose, la signora che compiva gli anni il 15 aprile era Santina Morstabilini, mentre la signora che compiva gli anni il 16 aprile, Rosa Bressani, è originaria di Pandino. In quel caso ho dovuto chiedere al comune di Pandino l'atto di nascita che appunto desideravo portare, e ho avuto la collaborazione di Francesco Vanazzi, assessore appunto al comune di Pandino, con il quale c'è già una splendida collaborazione dovuta alla rete dei borghi più belli d'Italia. Io la ringrazio tanto, tanto del pensiero che ha avuto, che mi ha fatto proprio un gran piacere. Grazie mille. Tanti auguri a te, tanti auguri Rosetta, tanti auguri a te, auguri! Piccoli gesti in questi giorni di emergenza, com'è la situazione a Gromo? Più che mai sulla solidarietà, capiamo che ci sono tante persone nelle loro case che vivono anche momenti difficili, e quindi cerchiamo attraverso questi piccoli gesti di far sentire la vicinanza a tutta Gromo. Devo dire che veramente c'è un ottimo rapporto con tutti i cittadini, ci sentiamo, ci scambiamo informazioni, mi danno consigli, anche io cerco di essere vicina proprio in questo modo.
Parliamo adesso di viabilità, lavori in arrivo su due strade provinciali della Valseriana. Si tratta della numero 51 che collega l'ex statale 671 a Villadogna e della numero 41 a Gazzaniga a Viatico. Nel primo caso l'intervento servirà per rifare l'asfalto. Il settore viabilità della provincia di Bergamo ha stabilito con un'ordinanza la chiusura al transito del tratto di strada che attraversa il centro di Piario e l'istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto tra Clusone e Groppino. Scatteranno giovedì 23 aprile e continueranno fino a sabato 25. Durante la chiusura al transito del centro di Piario, il traffico sarà deviato su un percorso alternativo e i mezzi pesanti dovranno utilizzare le strade provinciali vicine. I lavori sulla Gazzaniga a Viatico riguardano invece la riqualificazione e l'adeguamento dei guardrail. L'intervento durerà diversi giorni e prevede l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo in comune di Aviatico da lunedì 20 aprile a sabato 2 maggio. Voltiamo pagina, ne abbiamo parlato anche ieri, le ricadute del blocco anti-coronavirus rischiano di essere molto pesanti per il turismo sul nostro territorio, c'è chi però sta sfruttando questo momento per preparare iniziative e strategie in vista del post-emergenza. Sentiamo. Nonostante questo periodo di emergenza, il blocco a causa del coronavirus, Vivi Ardesio sta continuando la sua attività naturalmente in modalità diverse. Che cosa state facendo? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Esatto, sì, la situazione lo sappiamo tutti, è inutile star qua a ribadirla, è davvero drammatica. Però quelli come noi che diciamo non sono impegnati in prima linea, sul fronte, non sono al fronte a combattere questa emergenza coronavirus, hanno secondo noi il dovere e l'impegno di cercare di portare avanti un po' di comunicazione positiva nel limite del possibile per i nostri territori e la nostra vallata. Il nostro impegno in questo momento riguarda soprattutto una fase molto importante, che è quella di cercare di portare nelle aree periferiche della Valseriana, quindi nella zona del Bresciano, del Milanese, del Lodigiano, del Pavese, del Cremasco, è quella che è un'informazione positiva della Valseriana, e perché nel senso sappiamo tutti che ormai Bergamo e la Valseriana sono conosciute in tutto il mondo, credo che anche in Burkina Faso oggi sappiano dov'è Bergamo e dov'è la Valseriana. Questo per un motivo ovviamente molto difficile per noi e per i nostri cari e per i tanti lutti che abbiamo avuto, però deve diventare anche un'opportunità. In questo momento dobbiamo cercare di far conoscere i nostri territori e Vivi Ardesio si sta impegnando in questa fase. Abbiamo attivato ovviamente, come avete saputo settimana scorsa, il nuovo sito internet per quanto riguarda il nuovo evento Sacre Scene, però abbiamo anche potenziato quella che è la nostra fase comunicativa, quindi abbiamo iniziato a spingere molto il tour virtuale del Santuario di Ardesio e davvero abbiamo avuto una risposta incredibile, perché credo che sia tantissima la gente in questo momento a casa con un PC, un tablet o un telefonino in mano, e quindi la possibilità di entrare nel Santuario di Ardesio direttamente dal divano di casa propria è un'opportunità davvero fantastica. Non possiamo accogliere i fedeli in questo periodo nel nostro santuario, però siamo orgogliosi di poterli ricevere in modo virtuale. Sul sito di Vivi Ardesio e sul sito del santuario di Ardesio c'è un semplice bottone con il quale entrare proprio a fare una visita nel santuario di Ardesio. Stiamo attivando alcune campagne comunicative per spingere la nostra località, perché abbiamo colto l'invito dei grandi del mondo del turismo a sfruttare questo momento di difficoltà e questo momento di lockdown per rafforzare il brand della propria località turistica. E quindi abbiamo attivato delle campagne proprio per cercare di far conoscere Ardesio anche a chi non lo conosceva fino ad oggi. Il grande risalto che ha avuto la realizzazione
del nostro skyline, stiamo lavorando per farlo diventare anche un oggetto, un gadget metallico con schierato proprio il nostro skyline, perché davvero ci è sembrato che è piaciuta come idea proprio anche ai nostri villeggianti e ai nostri turisti. Stiamo cercando anche di preparare dei gadget, delle magliette, delle borracce, stiamo lavorando proprio su un discorso di gadgettistica per quando poi essere pronti, per quando poi si potrà sbloccare la situazione. Non sappiamo quando ciò avverrà, potrà essere che passino dei mesi, l'importante per noi sarà essere pronti quando ciò avvenga. E quindi questo per noi è importante, questo lavoro, noi siamo dietro le quinte, non siamo impegnati in prima linea, come dicevo prima, e quindi il nostro compito è un pochettino questo. E questo era l'ultimo servizio, andiamo verso la conclusione del TG con i programmi di Antenna 2, questa sera sul canale principale alle 20.30 il settimanale di informazione Target, alle 21.55 il rotocalco Instant Future, alle 22.10 la rubrica Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del TG. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target. Il canale sportivo 628, alle 20.30 il programma di motori Paddock, alle 22.30 una partita di calcio in replica Virtus Lovere Villadogna. Infine l'almanacco, domani è sabato 18 aprile, il sole sorge alle 6.23, tramonta alle 20.16, la luna in fase calante sorge alle 5.05, tramonta alle 15.31. La chiesa ricorda San Galdino Vescovo. È tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, vi ricordo dopo il TG l'appuntamento con le previsioni del tempo. Buona serata a tutti.